Stadio News 24 ci puoi scommettere. Per gli appassionati della bolletta, le quote, le dritte sulla vostra scommessa. Marco Gullà vi introdurrà nella domenica di scommesse. E ben ritrovato caro Massimo Monti, questo nuovo appuntamento settimanale con Stadio News 24 ci puoi scommettere. Sarà un bel weekend ricco e lungo di Serie A. Ciao Riccardo, un saluto a tutti i nostri amici. Sì, ormai un weekend che comincia tra l'altro anticipatamente, una giornata particolare perché si comincia dal venerdì, si finisce il lunedì, insomma ci sono state le coppe, la settimana prossima ci saranno di nuovo le coppe, ci sarà la Juventus impegnata, insomma ormai non ci fermeremo più fino alla fine del campionato, sarà un rush finale di partite e naturalmente di scommesse. Senti, io saluto il nostro amico Marco Gullà, che so che ieri è venuto in uno dei due punti vendita, uno che è in via Don Orione e l'altro che è in via Silvio Pellico alla Zis, è venuto a giocare le italiane in Europa League. Sì, ha sbagliato l'Inter, perché insomma lui sappiamo che il suo cuore, metà del suo cuore è a strisce nerazzurre, e quindi lui si è infognato con questa Inter, insomma, che non ci stupisce mai, ormai abbiamo... Siamo appunto consapevoli sulle pazzie dell'Inter, e anche ieri in Europa insomma è stata fermata. Il nostro amico invece è Francesco Arcoleo, che lui era è più tecnologico. E tra l'altro ieri pomeriggio era impegnato per non perdere le gare delle 19 dell'Italiana, ha preferito scommettere su trappabette.it. Lui è più tecnologico, ha un approccio diverso, più dinamico, e subito ha fatto la sua scommessa su trappabette.it. Devo verificare come è andata questa scommessa, glielo chiederemo. Oppure forse il fatto che lui non abbia detto niente può essere che vinto, si tiene chiuso. Può darsi. Caro Massimo, allora iniziamo ad analizzare questo lungo weekend, questa lunga giornata di Serie A. Come dicevi tu, si parte questa sera, oggi venerdì 20 febbraio, con Juventus-Atalanta, segno 1 che paga 2,15, segno X che paga 6,50, segno 2 che invece paga a 16. Sulla carta la Juventus è favorita. Assolutamente, una Juventus che deve continuare questo cammino verso il tricolore. È una Juventus che soprattutto credo che vorrà chiudere subito la pratica con l'Atalanta e pensare alla partita di Champions che ci sarà la settimana prossima. Quindi secondo me è una Juventus che sarà con un livello di concentrazione altissimo e che non vorrà concedere niente e che non vorrà sbagliare niente. Quindi secondo me è un segno 1 assolutamente non tradirà le nostre attese, però insomma la quota è bassina, una quota che paga 1,15. Secondo me è una partita da segno under, è una partita che la Juventus cercherà insomma di gestire, cercherà di andare al gol e poi appunto cercherà di gestire il risultato, ma soprattutto cercherà di gestire le energie, cercherà di gestire gli uomini, perché ripeto la partita di Champions vale una stagione. Quindi il segno under lo vedo un esito possibile, tra l'altro è una quota stratosferica, una quota che paga a 2,20, io è una quota che assolutamente giocherei. Dal venerdì poi ci spostiamo al sabato, l'unica partita sarà Sampdoria-Genoa, il derby di Genoa. È stata una bella settimana di colori a Genova, tanti servizi, tanti sfottò, ovviamente nei limiti della regolarità, insomma. Segno 1 che paga 2,40, segno X che paga 3,10, segno 2 che paga 3,10. Sampdoria favorita per secondo me? Samp favorita sulla carta, però insomma le condizioni e la forma da parte della Sampdoria secondo me non è quella di inizio stagione. È una Samp che nelle ultime 4 giornate insomma ha fatto vedere veramente poco, è una Samp che non riesce più a vincere, quindi secondo me è una partita molto aperta, tutto può succedere, insomma secondo me è una partita da netto equilibrio, ecco, le quote dovrebbero essere un po' più equilibrate.
esito possibile, insomma, secondo me potrebbe venire un segno gol, un esito possibile, insomma, per due squadre che nel derby, insomma, se ne sono sempre date, quindi non lasceranno. Oppure espulso sì, ti piace? Sì, poi sono tutte queste tipologie di scommesse che magari a volte, ecco, noi parliamo sempre delle principali, le sette scommesse, quelle principali, dall'1x2, gol no gol, l'under e l'over, però. No, in ogni avvenimento ci sono veramente tantissime tipologie di scommesse, quindi basta cliccare su kbet.it, clicchi sull'avvenimento, ad esempio su Sampdoria Genova, e lì ti escono tutta una serie di tipologie di scommesse che non stiamo qui a elencarle, altrimenti ci vorrebbe una rubrica sì, solamente da dedicare alle tipologie di scommesse, però veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Oggi sembrerebbe molto più facile, ecco, voglio utilizzare questo termine così esplicativo, che è più facile per il giocatore, per lo scommettitore, insomma, piazzare una scommessa. Mi ricordo prima, 12 anni fa, insomma, c'era soltanto l'1x2, esatto, e il gol no gol. Dico, adesso, insomma, ci sono veramente tante tipologie di scommesse. Sampdoria Genova, ritorno a questa partita, secondo me la partita segno gol, e il segno gol che paga a 1,80 è una quota, comunque una bella quota, una quota bella. Insomma, per la cronaca, l'1x2, come avevi detto tu, la Sampdoria favorita a 2,40, un segno 2 che paga a 3,10, la stessa quota che troviamo per il segno X. Non ci saranno invece gare alle 12.30 domenica, perché ovviamente sarà tutto spalmato per tutte le, fino a lunedì sera, insomma, quando giocherà poi l'Inter. Si parte alle 15 con Lazio-Palermo, segno 1 che paga 2,63, segno X che paga 3,65, segno 2 che paga 5,75. Caro Massimo, io te lo dico ora, un pensierino al segno 2. Ma è un segno 2 che sicuramente noi dal cuore, se tu ci sposti la maglietta, la camicia, sotto ci troveremo qualcosa di rosa-nero, e quindi sicuramente è un segno 2 che noi tutti ci auguriamo e che noi tutti inseguiamo. Però attenzione, perché il Palermo è vero che viene dalla prestazione maiuscola che ha fatto col Napoli, perché secondo me è stata una tra le più belle partite della stagione da parte del Palermo, però è anche vero, insomma, che fuori casa, se facciamo un passo indietro e pensiamo alla partita che abbiamo fatto con l'Inter, fuori casa a San Siro siamo stati inesistenti, quindi secondo me... Sì, Palermo, per dare forza, insomma, al tuo discorso, ha raccolto soltanto 8 punti dei 33 che ha in classifica, quindi... Quindi secondo me fuori casa è un Palermo che lo dobbiamo rivedere, lo dobbiamo mettere di nuovo sul banco di prova per capire se una squadra che è fuori casa riesce a fare tanti punti. Quindi secondo me è una partita difficilissima per entrambi, perché comunque la Lazio non credo che avrà vita facile contro il Palermo, almeno contro il Palermo che abbiamo visto fino a sabato contro il Napoli. Quindi secondo me è una partita dall'esito incerto. Il segno gol lo vedo un esito possibile, insomma, perché il Palermo abbiamo visto che il gol lo fa spesso, tranne con l'Inter, insomma, che non siamo andati a rete. Pensa che Dybala l'ha buttata fuori. Quindi secondo me un segno gol è un esito possibile per una quota che paga 1,73, è una quota da giocare. Questa, se la metti in una multipla, ti fa veramente la differenza. Quindi segno gol il mio pronostico per questa partita. E poi, insomma, se volessimo veramente osare, se volessimo tifare ancora di più, il segno 2, come dicevi tu, a 5,75, che te lo dico a fare, è una quota veramente stratosferica. Tra l'altro ci saranno due assenze importanti, una per parte: da una parte mancherà Felipe Anderson squalificato, dall'altra mancherà Rigoni, che sarà anche lui squalificato perché è stato ammonito sabato sera contro il Napoli. Da Lazio-Palermo ci spostiamo ad analizzare Milan-Cesena, che è un'altra gara importante, nonostante, insomma, sulla carta il Milan possa sembrare favorito. Segno 1 che paga 2,40, segno X che paga 4,50, segno 2 che invece paga a 8. Il Milan deve vincere. Milan deve vincere, ormai siamo stanchi di dire il Milan deve vincere, perché l'avevamo detto anche la settimana scorsa, che era impegnato in casa con l'Empoli, insomma, una partita che ha sofferto. È un campionato veramente difficile, perché Parma a parte, che veramente hanno dei disastri all'interno della società,
Se pensiamo che il Cesena domenica ha fermato la Juventus giocando un bel calcio, l'Empoli ha fermato il Milan, insomma ci sono veramente, secondo me, anche nelle squadre che lottano per la salvezza c'è veramente tanta qualità rispetto agli anni precedenti. Insomma, un po' la qualità si è abbassata, sì. Questo si è abbassato, insomma, e queste squadre provinciali, queste squadre minori che hanno sempre lottato per la salvezza, oggi magari insomma loro hanno sempre mantenuto questo format, oggi le altre squadre non fanno più la differenza e loro possono giocarsela a viso aperto, e quindi secondo me il Cesena può giocarsela a viso aperto contro un Milan che veramente mi sembra una barca in mare aperto, senza una guida, senza il suo capitano, è Inzaghi, che mi sembra veramente confuso. Pensa che Inzaghi, l'ho visto, non so se l'hai notato, se l'avete notato anche voi, ultimamente sono tutti i capelli bianchi, sì. Pure prima non li aveva, sì. I capelli bianchi, secondo me questi i cattivi pensieri, non sa come schierare la formazione, non sa come non schierare i propri uomini. Lopez che è stato espulso, quindi questa è un'altra, sì, quindi... piccola tegola, insomma, perché Abbiati non ha dato fino ad ora quel rendimento che ci si aspettava. Abbiati è sempre un portiere che ha dimostrato nel corso della sua carriera tantissima affidabilità. Certo, non giocando il campo fa tantissimo. Quindi secondo me è un Milan che questa, secondo me, è l'ultima chance per Inzaghi. Insomma, dopo credo che suonerà per lui la ritirata. Quindi secondo me è un Milan che deve assolutamente vincere. Insomma, le quote dicono che il Milan è favorito a 1,40, il segno 2, come dicevi tu, paga 8, però attenzione perché il Cesena è veramente una squadra rognosa. Cesena squadra rognosa, non mi sembra invece tanto rognoso il Parma in questo momento, nonostante il pareggio della settimana scorsa contro la Roma. È stata un'altra settimana tribolata per la squadra giallo-blu, pagamenti che non arrivano, aspettiamo una istanza di fallimento che è stata già dichiarata, la prima udienza fissata per il 19 marzo. Parma che scenderà in campo domenica tra le mura amiche contro l'Udinese, segno 1 che paga 3, segno 2 che, segno X che paga 3,30, segno 2 che invece paga a 2,35. È una bella quota questa per l'Udinese, è una bella opportunità. Assolutamente, anche perché l'Udinese, cioè stavo guardando un po', analizzavo tutte le partite, l'Udinese è vero che insomma negli ultimi anni la Serie A l'ha sempre mantenuta, ha avuto sempre un livello diciamo medio, però questa volta insomma ancora gode una posizione comoda, sì, di classifica, perché cioè, mi sembra 28 punti, però lì c'è un gruppetto che sono dell'Atalanta, il Chievo, l'Empoli e il Verona, che sono tutti lì a tiro di schioppo, basta una vittoria per rimettersi tutto in corso. Quindi attenzione a un Udinese che deve assolutamente fare punti per cercare di allontanare quel gruppo delle inseguitrici, e quindi in questo momento il Parma veramente c'ha una situazione di disagio sia sul campo che societario, quindi secondo me è il momento di potrebbe colpire l'Udinese, potrebbe affondare, potrebbe dare il colpo di grazia che sancirebbe proprio la Serie B, forse matematicamente, quindi secondo me è un Udinese che può assolutamente vincere. La quota, come dicevi tu, a 2,35 è un'ottima quota, quindi secondo me è un Udinese che potrebbe avere ragione. Ottima quota anche secondo me per l'Empoli in casa contro il Chievo, perché il segno 1 paga 2,05, segno X che paga 3,15, segno 2 che invece paga a 3,85. L'Empoli gioca un bel calcio. L'Empoli gioca un bel calcio, questo è uno scontro diretto per due squadre che lottano per mantenere la categoria, quindi è un Empoli che forse ha qualche punticino in più, respira forse un'aria diversa rispetto al Chievo, però come dicevi tu l'Empoli secondo me gioca meglio a calcio, quindi questo potrebbe essere veramente uno scontro diretto, e che se dovesse vincere l'Empoli contro il Chievo, insomma, l'Empoli potrebbe cominciare già a vedere la salvezza più a portata di mano, e il Chievo potrebbe essere risucchiato nei bassi fondi della classifica. Ripeto, secondo me è una partita difficile, ma secondo me, come dicevi tu, l'Empoli
anch'io sono d'accordo col tuo parere, l'Empoli gioca meglio rispetto al Chievo, è una quota a 2,05. Tu sai che a me i segni 1 sopra la pari mi piacciono sempre, quindi è un segno 1 che non potrà attirare la mia attenzione. Ma alla Roma invece che cosa succede, Massimo? Non vince più. Alla Roma, la Roma non vince più, ormai ha la sindrome... pareggite. Ha preso la pareggite. È una Roma che secondo me ha perso le sue pedine fondamentali durante la stagione, perché Iturbe e Gervinho sono due giocatori fondamentali per il modulo della Roma, e quindi insomma hanno perso questi due uomini da più di un mese e mezzo che sono senza queste due pedine fondamentali, e si è sconvolto un po' il gioco, si è sconvolto il modulo, non segna più come prima, subisce tantissimo, quindi secondo me è una Roma che ha perso lo smalto dei giorni migliori. E poi nella storia giallorossa, la storia giallorossa ci insegna che fa un anno alla grande e poi insomma ci sono 4-5 anni di caduta libera, quindi l'anno scorso la Juventus ha avuto un anno la Roma ha avuto un anno eccezionale, è stato soltanto perché ha trovato una Juventus in splendida forma, però insomma quest'anno la Roma invece sta soffrendo. Verona che è coinvolto in zona, perché attenzione, perché il Verona è coinvolto in piena lotta, quindi deve assolutamente anche loro devono fare punti, quindi secondo me è una partita dall'esito incerto, dove tutto può succedere, almeno questa Roma in questo momento ci dice che tutto può accadere, quindi il Verona potrebbe pure strappare un punto. Sì, facciamo il quadro completo, insomma, il segno 1 paga 4,50, segno 2 a 1,73, segno X che invece a 3,75. Segno X, visto che insomma la Roma ultimamente ha sempre pareggiato, però insomma questo segno 2, anche questo segno 2 che paga 1,73 è una quota veramente invitante. Penso che la Roma dovrà ritornare a vincere. L'unico insomma vantaggio che potrebbe avere il Verona, i padroni di casa, è che la Roma è stata impegnata nel turno infrasettimanale in Coppa, in Europa League, però insomma erano lì in casa, non hanno fatto tanta strada, quindi tante fatiche non ne hanno. Piuttosto tu, se devi buttare una birra, bevi una bottiglia di birra e poi la devi buttare, dove la butti? Nel cestino o nella fontana a Piazza di Spagna? Io solitamente nel cestino. Solitamente nel cestino. Perché sai, ora gli olandesi invece vedo c'è che questa moda di. Tu la puoi buttare lì. Quello purtroppo. Una cosa indegna. Abbiamo assistito a uno spettacolo indegno. Hai parlato di Roma impegnata in Europa League, altre due squadre che secondo me hanno ben figurato in Europa League contro due avversari importanti come Tottenham e Athletic Bilbao sono Fiorentina e Torino, che ironia della sorte insomma si sfideranno domenica sera al Franchi di Firenze. Segno 1 che paga ad 1,80, segno X che paga a 3,50, segno 2 che invece paga a 4,50. La Fiorentina sta bene adesso, sembra aver ingranato, ha ottenuto un ottimo pareggio. La Fiorentina sta benissimo e tra l'altro ha ritrovato questi due giovani, questi due giocatori che forse nessuno conosceva, però insomma questi due attaccanti che insomma fanno veramente paura, quindi secondo me è una Fiorentina che in questo momento gode di ottima salute, è una Fiorentina che può assolutamente vincere, però attenzione perché anche il Torino insomma è venuto fuori nelle ultime partite alla grande. Sì, quindi... il Torino non perde da 5 gare, ieri sera ha pareggiato. Sì, ieri sera tutti e due insomma nel turno di Europa League entrambi affrontavano due squadre con un certo peso, è un pareggio per tutti e due, penso che sia stato un buon risultato. Come dicevi tu, ironia della sorte, si incontrano in campionato, ma secondo me insomma la Fiorentina è favorita, una squadra che in questo momento sta dimostrando di avere un ritmo veramente importante, credo che nel 2015
la Fiorentina abbia fatto un cammino, un percorso veramente da scudetto. Sì, da scudetto. Al quarto posto sta bene. Quindi insomma, secondo me è una Fiorentina che può puntare, in alto, quindi un segno 1 a 1,80 è un esito assolutamente da giocare. E guarderà con attenzione la gara tra Fiorentina e Torino e Napoli, che invece sarà impegnato lunedì alle ore 19 in casa contro il Sassuolo. Il Napoli ha perso male contro il Palermo, ieri invece in Europa League ha vinto bene in casa del Trabzonspor, segno 1, che col Sassuolo paga ad 1,52, segno X che paga a 4, invece segno 2 quotato a 6,50. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi, anche se l'anno scorso il Sassuolo ha creato qualche tiratta capo, insomma, sì, alla squadra di Benitez. È un Sassuolo che tutto sommato, come dicevi tu, è un Sassuolo che gioca bene, è un Sassuolo che gioca secondo me un buon calcio e potrebbe dare fastidio al Napoli. Il Napoli deve assolutamente cancellare la prestazione di sabato scorso, dove insomma ha perso 3-1 contro il Palermo, quindi secondo me rilanciarsi in casa contro il Sassuolo potrebbe essere l'occasione giusta e soprattutto un'occasione di fare 3 punti, perché quelli che stanno dietro cominciano a dare fastidio, quindi sicuramente il risultato acquisito della Fiorentina metterà un po' più di pepe alla partita. A volte non lo so se è più bene o male. Esatto, se è un vantaggio o uno svantaggio. Vedi la Juventus domenica scorsa, che aveva già acquisito il risultato della Roma, insomma, ed è stata un po' più leggera in campo. Quindi secondo me è una partita comunque da segno 1, per un segno 1 che paga 1,52 è una quota da giocare. Chiuderà la giornata, questa giornata di Serie A, l'Inter che volerà sul campo del Cagliari dopo le fatiche di Europa League. Anche quella di ieri è stata una gara piuttosto particolare. Segno 2 dell'Inter che paga 2,20, segno X che paga 3,30, così come il segno 1. Caro Massimo, il Cagliari deve salvarsi, l'Inter invece non perde da 4 gare, sta ritrovando una certa solidità in attacco, quella che invece non c'è in difesa. Ma è un Cagliari, come dicevi tu, che è in piena lotta salvezza in questo momento. Se dovesse finire il campionato così, il Cagliari sarebbe retrocesso, quindi è un Cagliari che deve assolutamente fare punti. È un Inter che, ripeto, secondo me questi ce l'hanno proprio nel DNA, che sono pazzi proprio, io l'ho sempre detto, è il loro inno, lo dice pure, quindi dall'Inter ci possiamo aspettare di tutto. Certo, il segno 2, ti dico la verità, a onor del vero, il segno 2 è veramente una quota importante, perché l'Inter che paga 2,20 è una quota veramente interessantissima. Ecco, io in questo momento non ho il supporto tecnologico che mi accompagna, ma se dovessi scegliere una quota punterei su questo segno, questa doppia chance, l'X2 dell'Inter, che insomma basta cliccare su kbet.it, l'andiamo a vedere, dovrebbe essere una quota che dovrebbe pagare intorno all'1,40, quindi è una quota, una doppia chance da giocare, perché la partita secondo me è da X2, quindi questo segno X2 Inter lo vedo favorita, diciamo. Sì, l'Inter diciamo che è favorita, però attenzione, perché con l'Inter tutto può succedere. Quello sì, lo abbiamo imparato nel corso degli anni. Caro Massimo, siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, prima però la nostra bolletta settimanale, insomma, non possiamo esimerci da questo nostro appuntamento, inizi tu. Allora, io ti dico Lazio-Palermo, segno gol a 1,73, e ti dico poi Fiorentina-Torino, segno 1. Io invece scelgo due segni 2, il segno 2 del Genoa contro la Sampdoria a 3,10 e il segno 2 dell'Udinese sul campo del Parma, 2,35. L'Udinese te lo lascio perché avevo capito, anch'io volevo scegliere questo segno 2 dell'Udinese, però ho capito, sicuramente Riccardo, l'Udinese, è una cosa invitante, spari sulla Croce Rossa. Sul Parma, che veramente questa, veramente, se la giochiamo questa da 10 euro ti viene 1 milione di euro, perché abbiamo quote a 3,10, a 2,25, insomma quote veramente importanti. Caro Massimo, siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, io vi ricordo che potete giocare insomma la vostra schedina settimanale di calcio Serie A, ma non solo, presso i punti Curso al Bookmaker in via Don Orione 55, in via Silvio Bellico 8 alla Zisa a Palermo. Invece non ricordo come posso fare per giocare online, non lo ricordo. Online ormai è facile, tra l'altro pure una parola, una frase da ricordare
facilmente kbet.it, che non è soltanto scommesse sportive, ma lì insomma tutto, c'è cioè un mondo del gaming, puoi giocare dal poker al casino, al bingo online, le slot online, insomma lì veramente c'è tanta roba. Di tutto e di più, grazie caro Massimo. Grazie a te. Appuntamento alla prossima settimana, un buon weekend di scommesse a tutti. Ciao. Stadio News 24 ci puoi scommettere. Per gli appassionati della bolletta, le quote, le dritte sulla vostra scommessa. Marco Gullà vi introdurrà nella domenica di scommesse.